Buon pomeriggio, professor Bassetti. Dottor Bassetti. Allora, guardi, se permette, lei fa la starlette in televisione. Sì. Io sono un professore che ho una certa esperienza sul campo. Non sono una starlette, scusi, non inizio a offendere, va benissimo. Allora, lasciamo perdere che lo sanno tutti come è arrivato a successo. Vabbè. E non mi faccia dire altro. No, non dica. Allora, lo vogliamo dire o non lo vogliamo dire? Che qui c'è gente che si è fatta la nulla, che ha lavorato testa bassa senza aiuti, e poi c'è chi da oggi al domani pontifica sui media alzando la gambetta. Alzando la gambetta in che senso, scusi? Poi non chi ha detto nulla, io faccio solo il mio lavoro, sono qua. Ecco, appunto, lei faccia la televisione che già la fa così. Ma vabbè, così. Ma lasciamo perdere. Se invece vuole fare il mio mestiere, si finisce le scuole medie, si iscrive a medicina, si prende un camice e si specializza in virologia, così finalmente potrà fare... Il virologo. No! La televisione. Ma scusi, ma secondo lei io mi sono fatto il mazzo come un babuino aiale per starmene tutto il giorno sotto i neon delle corsie degli ospedali con Suor Carmela che mi taglia la mela cotta mentre puccia i baffi nel piatto? Ragazzi. Quindi mi sta dicendo che lei tiene molto a questo suo nuovo ruolo in televisione, insomma, le piatto. Tengo. Sì. Allora, diciamo che anche un tipo schifo come me comprende che il paese ha bisogno di una figura autorevole come la mia, vede? Allora, quello che è successo con la moglie del cacciatore è sintomatico di una situazione in cui tutti si sentono in dovere di dire la loro. Scusi, ma quale moglie del cacciatore? Non... Ma sì, lo sanno tutti che è lì dov'è, perché sta con Bettarini. Su, ma, no, Mari, ma l'avventura è una grande conduttrice ancora prima. Poi non sta con Bettarini da anni, ma lo faceva anche prima. Ma lei vive nel mondo dei balocchi. Ma non c'è. Lo sa anche lei come vanno queste cose. Ma no, ma guardi, non... E comunque, scusi, cosa avrei dovuto fare? Farmi tappare la bocca da una ballerina. Ma non ha mai fatto la ballerina, lo sanno tutti. Comunque, ma senti, lei è fissa in televisione. Mi costringono a intervenire. Cosa devo fare? Anche con Bianca... Cinque volte al giorno. Senza di lei la Berlinguer perde ascolti, immagino. Ascolti non lo so, ma di certo ha perso la testa. No, ma che dici? Parla dura, ma è una tenerona. Sì. Cosa fa? Come scusi? Cosa fa? No, guardi, mi spiace, ma le cose che Bianca mi dice al telefono sono cose private, è inutile che cerchi lo scoop. Non le ho chiesto nulla, guardi che sta facendo. Allora, guardi, se vuol fare della polemica io ho altro da fare. Vi saluto e vi ringrazio. Grazie, me ne vado. Vada pure, arrivederci, professor Bassetti. Va bene, rimango. Allora, se resta, almeno ci dica, quando ci riprenderemo da questa pandemia? Che è una bella botta, eh? È una bella botta di culo, a ben vedere. Ma cioè, forse una benedizione per lei. Dal cielo. Ma lei ci pensa mai, quando va a dormire, come sarebbero state vuote le giornate degli italiani senza vedermi giorno e notte in televisione? No, guardi. È un incubo a cui non voglio neanche pensare. Ma non pensiamoci. Senta, allora, lei ha dichiarato che è fondamentale arrivare a 500.000 vaccinazioni al giorno. Ma mi sembra giusto e doveroso andare il prima possibile... verso l'immunità di gregge. Qui non possiamo più aspettare. Cioè, i motivi sono ovvi, li capisce anche lei che ci avrà la terza media ed è arrivato dove è arrivato forse di spintone. Sì, i motivi li capisco persino io. Insomma, il motivo è che la popolazione italiana deve essere vaccinata al più presto per permettere un'estate tranquilla e vacanze serene a chi ha lottato a mani nude contro il virus, a chi passa intere giornate ad appendere lauree e diplomi nel suo studio. Scusi, Bassetti, gli italiani devono vaccinarsi per fare serene vacanze a lei? E si capisce. Ah, ecco. Allora, se vuol far polemica, io ho altro da fare. Lei fa il meteo e parla di previsioni del tempo. Io se permette, sono un professore e posso parlare a ragion veduta. Sì. E non si permetta... Non si permette di parlare di Novax. Ma non faccio le previsioni del tempo e non ho parlato di Novax. Tenga bordone, mi tenga bordone, faccia finta di niente. Ma no, ma... E si vergogna di insinuare che nel mio ospedale ci sono infermiere che non si vaccinano. Ma come si... Nulla, sta facendo tutto da solo. Domani ne parliamo quando vede la curva che si impenna. La rissa paga sempre. Ma dove è la smetta di dire che il vaccino AstraZeneca fa male. Questa è mala informazione. Sta facendo la rissa da solo, Bassetti, si calmi. Domani mi ringrazierà. Se vuole le faccio vedere la curva di quando ho litigato con la velina bionda. Ma quale velina bionda? Quale... Cacci dentro quella lingua, Bassetti! Bassetti! Vabbè, No, scusa.